Abbiamo avuto un'importante riunione con i colleghi presidenti, si è confermata la linea che già dal Veneto abbiamo sempre proposto di adottare le direttive dell'ECDC, ovvero dell'Organismo Europeo per la Prevenzione e la Cura delle Malattie, che ci dice di concentrarci sui cittadini sintomatici, cioè su coloro che hanno sintomi. La pandemia e la gestione delle quarantene al centro dell'incontro a Roma tra i presidenti delle regioni. L'obiettivo è quello di arrivare ad una riforma del piano di sanità pubblica. Iniziare dalle scuole, dove come presidenti chiediamo che vengano messi in isolamento solo i ragazzi sintomatici e per il resto si continui con le lezioni. In pratica, ragazzi a scuola se non hanno sintomi, e scuole aperte, e evitiamo questa ipocrisia di dire che abbiamo aperto le scuole quando abbiamo migliaia di classi scolastiche in quarantena. Bisogna pensare di togliere la suddivisione delle regioni in colori, continua Zaia, naturalmente mantenendo il monitoraggio sull'andamento dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Il principio generale, aggiunge il governatore, è quello della semplificazione dell'approccio, prendendo atto della mutata realtà che ci dice, ad esempio, che il contact tracing è saltato. Sono solo alcune delle proposte che sono ovviamente riassunte in un documento generale che presenteremo per l'ennesima volta al Ministro della Salute.